Qua ci sono le sedie, quindi potete venire accomodati. È vero che chi sta dietro è libero di uscire e andare quando vuole, però questa è la libertà che mi manco tonda quando mi è seduto. Chi è nato? Accoglienza sì,
ma con la lucidità che deve caratterizzare un popolo democratico che vuole difendere la democrazia. E la democrazia è fatta di convincimento, di convinzione, di dialogo. Io mi pongo questo interrogativo: come si fa a dialogare con chi invece non vuole dialogare? Registrando il proprietario attacchi, due attacchi che abbiamo avuto in mezzo, una delle motivazioni, lotta serrata a coloro che onorano la croce. Quindi voglio dire, c'è un disegno premeditato di fare la lotta, la guerra ai cristiani. D'altra parte, gli obiettivi che ormai diventano sempre più espliciti sono questi: conquistare l'Europa e, Dio non voglia, conquistare Roma. Qualche mese fa è uscito una foto con la bandiera dell'ISIS sulla colonna di piazza San Pietro. Sono stati anche cittadini che non l'hanno messo sopra San Pietro, ma sull'obelisco di San Pietro. Quindi dicevo, dobbiamo riflettere, per cui senza nulla togliere, ripeto, alla necessità di aprirci a coloro che hanno bisogno di essere ricevuti, di essere ospitati anche nella nostra Italia, però dobbiamo chiedere anche in pari tempo la difesa dei nostri principi. La convivenza è valida se si regge sulla convinzione che il rispetto dell'altro è dovuto, quindi come noi rispettiamo loro, devono rispettare noi e soprattutto devono rispettare oltre che il nostro credo religioso, devono rispettare la nostra storia, le nostre usanze, le nostre abitudini, la nostra cultura, come noi rispettiamo la cultura dell'Islam. Fino a quando questo non avviene, il discorso diventa squilibrato, la situazione è squilibrata. Io non voglio criticare il governo, né tantomeno voglio criticare il ministro dell'interno. Però quando fino a un mese fa, adesso è diventato più prudente, sentivo dire, soprattutto al ministro degli interni, che noi siamo bravi nel ricevere, salvare i gommoni, le persone che stanno sui gommoni finché mi sta bene, ma che i controlli vengono fatti, quando invece i controlli non si facevano, si sono cominciati a fare da un mese a questa parte, da quando ha cominciato a prendere posizioni, sia pure parlettando, l'Europa a comunicare. Quando non si fanno controlli, a parte il fatto delle difficoltà, attenzione, quando arrivano centinaia di migliaia di persone, anche si fanno i controlli. Tra l'altro sono anche avveduti molti, specialmente quelli che ovviamente sono finalizzati a produrre poi a fare questi attacchi, quali o scappano subito oppure si rifiutano addirittura di farsi riconoscere, avvengono con nomi diversi, eccetera, eccetera. Tutto questo naturalmente ci rende perplessi, anzi preoccupati, pur dovendo, ripeto, ancora dire che noi siamo una nazione ospitale, siamo cristiani e cattolici, come tanto dobbiamo aprirci a coloro che chiedono asilo, soprattutto se chiedono asilo politico, però con la prudenza, dice il Vangelo, siate semplici come colombe, ma prudenti come i serpenti. Noi il serpente lo teniamo sotto la croce, guardine, il serpente ogni tanto gioca di brutto a farci male, perché siamo portati a farci male tra di noi, però allora, con questa breve premessa, ricordando le vittime sia della strada, le nostre italiane, sia di Bruxelles, ci alziamo in piedi con il nostro.
di questo incontro. Per la verità, dato il clima, eccetera, l'arte oggi, eccetera, sono stati in centro anche fino all'ultimo momento, che dobbiamo mai cambiare. Poi, per la verità, vi ringrazio in clemenza del tempo, siete in tanti. E mi auguro che non sia soltanto per curiosità, anche se la curiosità è umana, è comprensibile, ma siete venuti qua soprattutto perché, consapevoli del momento che stiamo, Ferrandina vivrà, come tu sta già vivendo, e che vivrà con le elezioni amministrative, abbiamo tutti il dovere di essere sensibili e di essere anche preparati e pronti nelle scelte. Sono scelte che non riguardano, nel caso di noi moderati, soltanto Saverio, devono riguardare a tutti. Anzi, Saverio D'Amelio non vorrebbe scegliere. Da un anno a questa parte si discute, e io l'ho riflettuto nel manifesto, che farà D'Amelio e che non farà D'Amelio. Capisco, senza darmi le arie, però è una delle presenze che si ripetono ormai da più di 50 anni, e questo per molti ferrandinesi, per la maggior parte di voi, lungi dall'essere una prova di serietà, di impegno, di professionalità, eccetera, eccetera, potrebbe essere invece un'occasione per dire: fuori, è vecchio, allora io non posso nascondere i miei anni, parlo con molta franchezza, non posso e non devo nascondere gli anni, naturalmente, anche se devo dire che guardandomi intorno, molti giorni, non qua, qua ci sono i giovani, siete più giovani di me, lo stesso papà, almeno appunto lo stesso papà, ma di quelli che sento dire, i nomi che si sentono fare per la prossima lista o per le liste, non mi pare che vedano molti giovani in campo, perché se è vero che io ho 80 anni, i nomi che si fanno a sinistra fino a questo momento, poi se cambiano, perché là cambiano sempre, no? Ma voglio dire, siamo intorno a 79, però voglio dire, da 60 a 72, cioè, però voglio dire, io devo tener conto di questo, cioè, ho la mia età. Poi l'età, sia stata gli anni, siano stati spesi bene o male, non lo devo dire io. Come non devo dire io, tra l'altro, se sono ormai maturo per la pensione è quella, se devo andare a casa o non devo andare a casa. Io non sono un fanatico delle primarie, anche perché a giudicare da quello che avviene subito dopo le primarie, dobbiamo dire che c'è da diffidare delle primarie, perché una volta si inseriscono quelli che non sono abilitati o vanno apposta per fare decapitare qualcuno, altre volte succedono addirittura dei brogli elettorali, non lo dico anche a giudicare da quello che è avvenuto a Napoli, non meno che a Roma, perché sono per le primarie. Bene, questo impegna me e impegna tutti i ferrandinesi, quelli che generosamente siete presenti qui stasera, a riflettere e a decidere nella chiarezza e con la generosità che è dovuta non nei confronti di Saverio D'Amelio o di chi farà il sindaco di questa lista di moderati e di formatori. Lista di moderati.
moderati riformatori, dove ci sono molti democristiani, vedo qua tantissimi stasera, ma dopo ci potranno essere molti ex comunisti, molti ex socialisti, o socialisti non cristiani, cioè voglio dire, di moderati riformatori. Allora, io come sindaco uscente, prima di tutto devo dire grazie alla squadra che mi ha supportato in questi 5 anni. Tutti, dal vice sindaco, informazione, a Zito, a Giovanni Sinistra, a Ciccio Prete, non per salte chiama Francesco, Ciccio Prete, a Pietro Canitano, che non è che sta ancora lavorando, e anche a coloro che, senza avere molta pazienza, se ne sono usciti. Se mi chiedete la motivazione, non capisco la motivazione, perché non ce ne sono. Se ne sono usciti dopo 2 anni dalla giunta, quella sera dovevamo fare la giunta, e io stavo aspettando, ho fatto la telefonata a Pietro D'Amelio, Dani, che io parlo sempre con molta chiarezza. Pietro, state venendo in giunta, dispone, non sai che ci siamo dimessi stamattina. Non so come siete dimessi, lo apprendo in quest'ora. No, abbiamo lasciato, depositato al protocollo le nostre dimissioni, le nostre di chi? Di me, mie e di Marco. Prendo atto, dopodiché ho fatto in modo da con umiltà di incontrarvi, cercare di sapere quali erano i motivi, eccetera, eccetera. Non sono venuti fuori i motivi veri, se non quello, va bene, ma quel giorno lì, l'assessore Tizio non è stato gentile con me, il dipendente Caio si è dimenticato che io sono l'assessore, quella volta volevo proporre questa. Niente di concreto. Io, una persona seria, non ho infierito, non infierisco. E in questi casi si corre il rischio, per volontà, di passare per. E alla fine ci può essere un certo. Chissà che cosa c'era dentro che non va bene. Non c'era dentro, per quello che mi riguarda, nulla. E dico questo con orgoglio, perché nel ringraziarvi, questi consiglieri che sono stati, che hanno fatto parte della mia, come ringrazio tutti coloro che a suo tempo hanno una lista, come ringrazio tutti coloro che in questi 5 anni si sono fatti vedere, ora per rappresentare delle esigenze, ora invece per dimostrarmi anche affetto e vicinanza. Ringrazio Li ringrazio soprattutto perché questa amministrazione, e io in questi prossimi giorni, non c'è mai passo, ma nei prossimi giorni farò in modo da far circolare il programma che noi presentammo alle elezioni del 2012. A fronte del programma metteremo le realizzazioni. Avrete modo di vedere che, senza pena di smentita, che almeno il 90% del libro dei sogni, come dissero i comunisti, presentato il libro dei sogni stasera da me in piazza, di quel libro dei sogni almeno il 90%, se non addirittura di più, è stato realizzato. Non è merito mio, è merito della squadra. La quale squadra però ha la responsabilità e la colpa, se volete, di non aver divulgato le cose che si sono fatte a mano che si facevano. Per cui certamente voi che siete i più avveduti, tra i più avveduti, quando leggerete e farete il confronto, direte ma sono proprio fessi, sarete da me le fessi, no, noi non sapevamo niente. D'altra parte non sono cose che si possono affermare senza, sono cose nella realtà, se un progetto è stato realizzato e si vede, se non è stato realizzato, non è stato realizzato. Detto questo, torniamo al tema,
Da un anno a questa parte si parla che cosa farà D'Amelio. Non è caduta a fare D'Amelio. Che cosa può fare Ferrandino? Questo è il tema principale. Poi D'Amelio ci può stare o non ci può stare? Anzi, io stasera, giocando a scarpe scoperte, vi dico, motivando, in casa mia c'è la guerra. Mi dicono ti devi venire a riposare in casa. Una guerra accentuata dal fatto che io sto pagando 100.000 euro di una condanna ingiusta. Ma siccome è condanna della magistratura, le condanne si eseguono, si rispettano. Io sto pagando 100.000 euro. Mi sto vendendo la casa. Vincenzo Galtieri è qui presente, uno dei consultati, concursati per Vincenzo, o se tu o altri volete comprare una casa. A proposito di questa casa, Gino Galitano, si sta avverando, faccio riferimento a te, quello che Montefinese e Recchia scrissero in volantino del 1997-98. Gli dobbiamo far vendere la casa. E siamo a questo punto, perché non è che io vendo la casa perché la condanna della Corte dei Conti, che ripeto, è una condanna che io rispetto, ma è ingiusta, perché risale a problemi che riguardano il 75-76, quando io non ero sindaco, che non ha considerato che nell'80 io portai in consiglio, approvata all'unanimità, una relazione del bravo ingegnere Tonino Tosinno. Questa relazione approvata all'unanimità dava al mio compare, che anche questo è tornato in alcuni volantini, il compare mio sarebbe Mimì Vitoni, 280.000 euro, quindi questa è la pagata, secondo la relazione fatta dai tecnici della Cassa del Mezzogiorno, che è una cosa della Cassa del Mezzogiorno. Fatto il consiglio, la colpa del sindaco D'Amelio è che culpa in vigilando, cioè non ha vigilato, perché la pratica fatta in consiglio, la delibera, va poi agli uffici. E gli uffici sono tenuti a rispettare la delibera, ma non è colpa mia. Probabilmente mi prendo la colpa in colpa e vigilando, ma se alla ragioneria, invece di presentare il bitondo, la fattura nulla più a pretendere, presenta la fattura in acconto, e questa fattura viene tenuta nascosta per 10 anni, per cui quando poi alla fine arriva la sentenza, questa giusta, del tribunale che condanna l'amministrazione comunale a pagare a Bitonto, in quel momento io vengo a sapere. E comunque colpa e vigilando da parte di D'Amelio, che nel frattempo tra l'80 e il 2012 non ha vigilato, quindi non ha saputo di questo improprio, parliamoci chiaro. Di questo incontro. Però come non ha vigilato D'Amelio, non ha vigilato Recchia, che è successo dopo, tra il 94 e il 97, non ha vigilato poi quando è venuto richiuso, ma non per dare la colpa agli altri, cioè per essere razionali. Siccome questa delibera non è stata rispettata o è stata addirittura calpestata per 12 anni, in 12 anni non c'è solo D'Amelio come sindaco. Chiaro, però il rispetto è pago. C'è un avvocato, Rossi, che ringrazio anche per la sua presenza. Il mio onore questa presenza, come il mio onore la presenza di Rino Cicimato, ma il mio onore la presenza di tutti voi. Un avvocato mi ha suggerito, anzi sta preparando già, senatore, qua non la dobbiamo dare vinta, devi fare invocare l'istituto della revocazione. Non sapevo
quante di conservazione della revocazione, quell'istituto che si può invocare quando nella sentenza, la sentenza non ha tenuto presente di alcune carenze, cioè carente, non ha tenuto presente alcune cose. Secondo me qui non ha tenuto presente il dato del 74, 75, 76, non ha tenuto presente la delibera del Consiglio Comunale, non ha tenuto presente che nello stesso momento, torniamo a noi. Ringrazio l'amministrazione e gli amministratori che stanno qui con me per la serietà con cui hanno portato avanti la situazione. Abbiamo avuto qualche anonimo, perché questo è un paese dove gli anonimi non si conoscevano, però gli anonimi sono sbolliti, nel senso che cioè chi voleva mandarci in galera o voleva penalizzarci, e la fonte è sempre la stessa, non è che andiamo molto lontani, il tempo è la stessa. È un'amministrazione che finisce i suoi 5 anni e fino a questo momento non abbiamo avuto rogne, nel senso che nessuno di noi ha rubato, nessuno di noi ha strafatto, nessuno di noi abbiamo chi più chi meno, tutti con senso di responsabilità portato avanti in situazioni difficili, perché oggi fare il sindaco non è come nel 1980, io ho fatto il sindaco anche nell'80. Era più facile, ma era più facile non solo perché avevamo a Roma un personaggio che si chiamava Emilio Colombo che ci ha aiutato, ma era più facile anche perché la legislazione consentiva di fare alcune cose che oggi non si possono fare. Per esempio, tutti siete convinti che la legislazione approvata nel 92-94 con il mio voto contrario, andate a vedere agli atti, quella che oggi regola l'attività dei comuni e delle province, darebbe al sindaco poteri maggiori. Non è vero niente, non è vero niente, perché al sindaco, ai componenti della giunta, al sindaco è data la possibilità di programmare e di vigilare. Il potere esecutivo è nelle mani dei capi area, che quando sono preparati, a ringrazio per le terre, quando si mettono contro, non so se devi fare l'appello a Prateterno, se ti aiuti il Prateterno, che di persone sono logne. Questa è la realtà. In questa situazione basti pensare che il governo attuale di Renzi introdusse un anno fa l'IMU agricola. Io, Saverio D'Amico e l'assessore all'agricoltura Zito, d'intesa, d'accordo con tutta la giunta, abbiamo fatto l'azione perché a Matera si tenesse il primo sciopero di tutti i coltivatori diretti, al quale abbiamo partecipato, perché l'IMU agricola era un'ingiustizia che avrebbe appesantito ancora di più l'agricoltura già tanto martoriata. E quindi abbiamo detto non pagate, ma questo invito a non pagare, sapete in che cosa è consistito? Che intanto Renzi si è trattenuto, ha fatto il calcolo in tutta l'Italia, perché sono Ferrandino. Tu comune di Ferrandino, dall'IMU agricola devi ricavare per il 2013, devi ricavare 320.000 euro. Questi 320.000 euro io me li trattengo da quello che il Ministero degli Interni deve dare ai comuni, dai trasferimenti si chiama. Nel 2014 tu comune di Ferrandino, nel 2015 devi ricavare 480.000 euro, 300 su 400, e lo Stato italiano, il governo italiano si è trattenuto dal bilancio comunale, che somme che dovevano arrivare nel bilancio, circa 900.000 euro. Quando a un comune di 3 miliardi più o meno gli togli 900.000 euro di cash, sapete quanto abbiamo ricavato noi dai poveri? Perché sono sempre i poveri che pagano, da quelli più generosi, quelli che dicono ma io non voglio avere la licenza, è arrivata la
agosto, l'invito a pagare e vado a pagare. In tutti i due anni abbiamo versato allo Stato, non abbiamo avuto soldi per 900.000 e abbiamo ricavato dall'IMU agricolo 125-130.000. Però sono fieri di aver detto non pagate. Chi non ha pagato ha fatto bene. E prossima volta noi dobbiamo molto probabilmente restituire anche a chi ha pagato, perché l'ingiustizia non sta bene. Quindi questa è un'amministrazione che ha organizzato, non ha saputo vendere il prodotto fatto, la divulgazione è mancata, ma ne esce a fronte alta. Non devo discutere io degli assessori se vorranno rimanere in lista o non rimanere in lista, parlo di me. Io che ho l'opposizione che ho in famiglia, aggravata dal fatto che devo pagare 100.000 euro e sto già pagando 100.000 euro, tra parentesi, la minoranza, avvocato, la minoranza, non ho detto le minoranze, la minoranza, parlo del PD, appena fu condannato dalla Corte dei Conti, cominciarono le agitazioni, da meglio si deve dimettere, non è più compatibile, c'è incompatibilità. Onestamente, un po' me ne intendo, ma siccome sai, quando uno lo schiarisce, viene il dubbio, e io addirittura, oltre a vedere la legge, andai a trovare il procuratore della Corte dei Conti e gli dissi: guarda, siccome c'è questo formicaio a Ferrandina, non vorrei cadere, fare atti che poi vengono annullati. E disse: ma come mi fa una domanda del genere? Non scatta assolutamente l'incompatibilità. Naturalmente lei se decide di pagare, può pagare secondo la legge nazionale in 70 rate, secondo la legge nostra dalla Corte dei Conti fa 92 rate. Io pagherò quello che è possibile, appena finisco di vendere la casa, sperando che la venda, pago così che metto in tranquillità. Prima di tutto con la coscienza. Quindi però è titolo di onore di aver realizzato, torniamo a noi, in famiglia ti danno addosso, aggravato dal fatto che pago 100.000 euro, sono vecchio. Scusa, se sono vecchio non si offendono gli altri vecchi come me, però problemi, non conta se uno ha l'intelligenza, se ha l'esperienza. Sei partito di cervello, io non mi lascio impressionare da questo, anche se ho il dovere di dire a voi, io sarei contento di non candidarmi. Giochiamo a carte scoperte, lo dico a tutti i ferrandinesi, venga fuori chi vuol fare il sindaco, ma deve essere un sindaco che deve dare la garanzia della vittoria. Ma tu vuoi troppo, ma soprattutto deve dare la garanzia di saperci fare, di saper gestire, che non è facile. Se tu mi chiami all'azienda 2, mi affidi l'azienda 2, dopo tre giorni faccio fallire l'azienda 2, è chiaro. Quindi il problema, questo non conta per una parte dei ferrandini. Quindi io sarei felicissimo di non candidare, anche ritenete, io non sono candidato, però attenzione, utilizziamo questo periodo pasquale per riflettere tutti, chi vuole a carte scoperte, con sincerità e con la generosità che è dovuta non a me, non a me, io passo, tra l'altro in questo periodo sono anche turbato perché non sto bene in salute, ho fatto un intervento per un tumore, sono preoccupato, quindi ho questi problemi che naturalmente mi fanno venire la serietà e chiedo la comprensione. La generosità, chi si va avanti, la deve avere nei confronti dei ferrandinesi.
E i berlandinesi sono esigenti, giustamente, diventano sempre più esigenti, ed è giusto che sia così. Ed è giusto che sia così. La generosità la dobbiamo dare ai berlandinesi. Quindi a carte scoperte. Ritenete che da meglio non si cambia. Vediamo chi è che viene a fare il sito. Non è un ricatto, non è una condizione. Giochiamo a carte scoperte. D'altra parte, credo che ci sono coloro che possono fare il sindaco. Naturalmente devono dimostrare serietà di comportamento, soprattutto che hanno gli attributi necessari, che cioè siano esperti di amministrazione, perché oggi se non sei esperto di amministrazione, dopo pochi giorni vai via. Ti inguai, ti inguai. È la verità, non è che io faccio terrorismo, è la verità. Siccome credo che ci siano persone, si facciano avanti. Ritenete che io in questo momento non ci sono. Se volete nominiamo, nominate un comitato che faccia la consultazione, nomini chi volete. Però attenzione, dobbiamo fare una lista che deve sconfiggere la lista dei comunisti o del PD, per essere, no, mi dicono che se lo parlo come interlocutore. La lista del PD, che questa volta è una lista alla quale si è aggiunta l'estrema sinistra. Attenzione. Hanno designato un bravo ragazzo, Gennaro Martos. Ma se resta fino alla fine. Se resta fino alla fine. Però attenzione. Se questa stessa squadra, che qua Saverio è stata a 50 anni, ma chi è stato pure da 48, 47, 45, 46 anni? Sul campo, no? I vari montefinesi, i vari ingegneri eletti, eccetera, eccetera, non è che stanno da molto meno. Allora, se questi signori hanno fatto fuori una persona che merita rispetto, e non lo dico adesso che abbiamo finito la campagna elettorale, cioè io ho sempre detto anche in campagna elettorale 5 anni fa, rifiuti persona preparata ed è anche ha un carattere forte, e se dopo 2 anni e mezzo l'hanno costretto a dimettersi, perché non gli facevano fare quello che riteneva utile e opportuno fare per l'amministrazione, sicché tutto sommato abbiamo perso, insieme ai 5 anni di Recchia, abbiamo perso anche questi altri 2 anni e mezzo, malgrado rifiuti. Se hanno fatto fuori rifiuti che ha una sua personalità, e gli do atto, immagino quando ci metteranno a far fuori a Gerardo. Ci metteranno molto, soprattutto se, come sento dire, questa è la nuova voce, che per avere la designazione Gennaro Martocci ha dovuto assicurare a Peppino Montefinese e a Recchia che li chiamerà poi a fare gli assessori. Cioè, non siamo disponibili a candidarci, visto che non faccio il sindaco, non mi candido, però mi devi garantire che io te fa l'assessore. Allora, siamo punte da capo, cioè voglio dire, qui io mi fermo, non so se conta o non conta. E voce di paese, si dice, voce di popolo, voce di Dio, perché conta soltanto, signor, conta, chi è la signora che ha parlato? Che conta soltanto? Io, no, chi ha parlato? Che conta soltanto quando si parla di Saverio D'Amelio e si dicono fandonie su Saverio D'Amelio, allora conta quello che si dice in piazza? Voglio dire, se dobbiamo accedere a quello che dice in piazza, quello che si dice, se è vero per Saverio, è vero per gli altri. Per me è falso per Saverio, mi auguro che sia falso anche per gli altri. Però voglio dire, il quadro che si sta disegnando non mi tranquillizza, ma non come sindaco,
come cittadino di Ferrandina, perché di fronte a noi abbiamo anni da superare difficoltà immense, Chiaro, questo è il problema. Allora, liberi tutti, non esiste l'ipoteca di Saverio da me, non esiste. Liberamente si decida e si trovi la soluzione giusta. Adesso la soluzione giusta deve essere una soluzione giusta. Vabbè, ma che mica è questo? Quelli del PD sono morti, il diavolo, no? Non ho detto che sono il diavolo. Io personalmente non condivido nulla del PD. Se l'avessi condiviso sarei andato con Emilio Colombo nel 95 e mi sarei trovato dentro, state tranquillo. Non sono andato perché ce l'ho detto a Colombo, detto all'anima sua, e disse: non condivido, non entro nel merito delle tue scelte, ma io non vengo perché. E feci le motivazioni. Tra l'altro dissi: mi sarei trovato a Ferrandina con quelli che mi hanno mandato in galera. Colombo si spaventò, disse: come? Non sapevo questa cosa. E non lo sapevo, non lo dico io. Gli anonimi partirono da Ferrandina, tanto è vero che la prima seduta che si fece in tribunale, l'ho detto a qualcuno in privato, ma non lo dico subito, io arrivai in tribunale a Potenza e vidi 5 o 6 operai di Ferrandina che appena mi videro cominciarono a spatucolarsi, dice Ferrandina, no? Cioè, si trovavano in imbarazzo. Io mi avvicinai e disse: e che fate voi qua? Balbettare, esame, la toga, poi, che voi mi dite, ma che fate voi qua? Esame, siamo stati chiamati come testimoni, perché noi che cosa? Ci dissero firma ste cose, ma non sapevamo che ci facevano dire che ci ha mandato a lavorare alla galleria da medio, però ha detto che vi dovete votare, perché se non vi votate il giorno dopo sarete. Ed era vero questa cosa, dice, non è la vera, ma non lo sapeva, ecco, avete firmato alla cieca. Ma hanno messo una, so anche in qualificio sicuro la sottoscrizione. Ma cosa fatta a calcolare? Andiamo a noi. Di fronte a Ferrandina ci sono 5 anni di impegno serio, più di quello che abbiamo fatto adesso. Anch'io chiedo scusa per non aver dato il massimo di me stesso. Quindi non è più. Io chiedo scusa per non aver dato il massimo di me stesso, e credo che la stessa cosa possano fare gli amici, ognuno per la sua parte. Però attenzione, non si può giocare con l'amministrazione come se fosse una bagatella. Tanto va bene, ci facciamo una bicchierata e poi finisce. No. L'amministrazione è una cosa seria. E se è una cosa seria, con problemi seri, che saranno sempre più seri, ci vuole la squadra giusta. Tra l'altro adesso si aveva una squadra con 4 donne dentro. Quindi mi fa piacere che dobbiamo trovare 4 donne, speriamo di trovarle a me. E questo è il problema. Allora, tutti mobilitati per questa cosa. A me la rottamazione mi dà fastidio. Renzi è andata a presidenza del governo e prima al partito nel nome della rottamazione, ha rottamato a D'Alema e che ha realizzato? Ha fatto fuori il migliore comunista con tanto di cervello in testa e adesso si è portato appresso invece 4 scalcinati, compreso le ragazze dell'INE, per la verità, belline, che però dicono yes man, ma che producono? Che cosa propongono? Allora, non la rottamazione, a me mi offende, se si dice vecchio e se ne deve andare a casa, io non mi offendo. Allora, se invece mi dicono sei vecchio, nel senso che sei incapace di amministrare, io mi offendo. Io ho il dovere di rispettare me stesso.
la mia dignità e, scusate la presunzione, la mia storia. Allora, la rottamazione mi auguro che non ci sia, però volutamente io sono pronto a mettermi da parte. Portate la lista con il candidato capace di far vincere in questo momento e capace di gestire per il futuro la situazione. Quindi, liberi tutti, compreso me, e cominciate a riflettere. Io, per la parte mia, che cosa farò? Continuerò, intensificherò, o meglio, inizierò, perché non l'ho cominciato a fare, a consultare i diversi berlandinesi, per dire come la vedi tu, come la vedi, con franchezza, sapendo che non sempre si parla con chiarezza, sapendo che non tutti mi dicono i miei, vabbè, ma te, abbiamo pudore di te, ma che pudore, non gli mai mangiato a nessuno. Allora, se si deve parlare con chiarezza, perché ripeto, non è una bagatella l'amministrazione, è una cosa seria, è una cosa seria. Lo sappiamo che quando si sbaglia si perdono anni. Questo è il messaggio che io volevo dare. Sappiate che sono sincero, non ho remora alcuna. Il giorno in cui mi sentirò libero e saprò che c'è la continuità amministrativa, io sarò l'uomo più felice. Con questi sentimenti vi auguro a tutti buona notte. Che significa alternativa? Cosa dice? Oh, anzi, dice, portatemi una lista. No, no, no. Se non arriva questa lista. Io ho paura di quelli che parlano dietro, che davanti finiscono e dietro. Questo è il fatto negativo. E purtroppo a Fernandina questa abitudine, o meglio, questa caratteristica la teniamo tutti, la teniamo. Se qualcuno deve parlare. L'avvocato Rossi. Per sgombrare da dubbi, da pensieri, che a me, io sono all'opposizione e ritengo che si dovesse amministrare molto meglio in questi anni. Credo che questo possa essere la ragione di un'amministrazione non, secondo me ovviamente, non riuscita, sia dipeso probabilmente dalla squadra. Devo dire questo, io con franchezza ho sempre detto quello che pensavo. Così con tanta franchezza devo dire che indubbiamente qualunque cosa succeda bisogna dare atto che c'è una persona che ha lasciato il segno su Ferrandina, che è Saverio D'Amico, che comunque ha amato questo paese, che si voglia dargli addosso o capire o le sue ragioni, sicuramente una persona che ha amato questo paese. Cioè, o impariamo a parlarci chiaramente, a dirci le cose senza che ci siano tutti neri e tutti bianchi, ci diciamo le cose come stanno, oppure passa avanti. In questo paese credo che non è passato. Io ho criticato e sono critico nei confronti di Saverio D'Amico, senza un consiglio, chi è venuto lo sa, perché io non le mando a dire, ma le cose le dico. Ma altrettanto bisogna dare atto che comunque si è impegnato, ha amato questo paese.
probabilmente alcune scelte che io personalmente non condivido, a me la scelta ad esempio, ve lo dico francamente, che sia stata abbandonata l'agricoltura e l'artigianato ferrandina in tutti questi decenni, a me dispiace molto, ve lo dico con molta franchezza, perché si è persa l'identità di questo paese. Però è comprensibile anche che in un momento, tanti anni fa, quando c'è stata l'industrializzazione, ci fosse la necessità anche di togliere la povertà a questo paese, che era tanta, e quindi in quel momento c'era una necessità di abbandono, di rivolgersi completamente all'industrializzazione. La verità ha sempre tante sfaccettature, non fermiamoci a guardarla solo per un verso, bisogna dare a Cesare quel che dice. Quindi voglio dire, a me è dispiaciuto che comunque si sia abbandonata l'agricoltura e l'artigianato, lo dico con franchezza. Vi dico con tanta franchezza che io avevo immaginato un altro percorso per Ferrandina. Mi rendo conto che in questo momento Nuova Ferrandina, la presenza di Nuova Ferrandina, il gruppo che io ho rappresentato, rappresento il Consiglio, abbia ancora più di prima forse una ragione di esistere. Ci vuole equilibrio. La continuità amministrativa a cui ha fatto riferimento il nostro sindaco ha un senso. Ed è questo quello che io intendo come continuità amministrativa. Noi non possiamo fare, non si possono stravolgere le cose. In che senso non si possono stravolgere le cose? Ci sono anche delle regole che ti obbligano a conservare, se un dipendente non ci piace ma lavora, per essere molto chiari, non si può prendere e mettere. Se una determinata azione che è stata fatta, che ha amministrativa, che ha prodotto degli effetti su Ferrandina, non è che si può prendere e cancellare come se non ci fosse stata. No. Si perderebbe tempo e sarebbe inutile, e sarebbe soprattutto inutile. La continuità amministrativa io la interpreto in questo, che bisogna fare tesoro di quello che c'è e non è poco, valorizzare quello che c'è e non è poco, e pensare al futuro. Ci vuole serenità, ci vuole franchezza e trasparenza. Io dico questo perché io ogni volta che mi sono approcciato a qualcuno l'ho fatto in questa maniera, con serenità e con trasparenza. Nel mio piccolo, ovviamente, il nostro sindaco ha un'esperienza diversa. Gli ha parlato, a me parla con molta franchezza, ci ha parlato con molta franchezza, e le sue capacità anche oratorie sono indiscutibili, è una vita, insomma, non si diventa senatore a caso e non si rivestono incarichi importanti a caso. È sicuramente una persona che non so se continuerà, io preferirei che lui non si ritirasse, ve lo dico molto chiaramente, io preferirei che lui facesse, che fosse il padre nobile di Ferrandina. A un certo punto dice, è il momento di voltare pagina. Questo è importante secondo me, perché bisogna dare la prospettiva di un futuro, non di 5 anni a Ferrandina, ma di un futuro, 5, 10, un futuro a Ferrandina. Probabilmente il nostro sindaco, è buon per lui, ha più forza di tanti giovani, forse anche di me compreso, tante energie. È indiscutibile, ci sono persone che hanno delle potenzialità che non tutti hanno, ognuno ha le sue. Quindi il problema non è l'età, il problema è che comunque bisogna anche considerare che se anche io questa è una cosa che, a cui penso, se anche lui decidesse di fare una lista e candidarsi e amministrare Ferrandina ancora altri 5 anni, non potrebbe poi farlo ancora, si interromperebbe tutto. Sono considerazioni che vanno, perché siamo in ritardo. Io questo avevo di un problema che l'ho fatto purtroppo a questa amministrazione, siamo in ritardo. Questi 5 anni ci hanno fatto perdere occasioni importanti. Noi dovevamo bruciare il terreno sotto di noi per Matera, che c'è, per il turismo che arriva a Matera, per le opportunità che noi abbiamo i riflettori dell'Italia sulla Basilicata in questo momento, perché c'è Matera. Bisognava approfittarne. Mi dispiace, però ripeto, io capisco anche. Prego? Lo penso pure io. Ora guarda, io dico questo perché, ripeto, così come riconosco dei meriti a questo sindaco, a quello che ha rappresentato per Ferrandina, perché bisogna saper
dire le cose come stanno, senza odi, perché questo è un paese che vive di odi, vive di odi e di invidie, e bisogna mettere a parte gli uni e gli altri. Però... perché questo, scusami, anche pazienza soltanto, permettimi, se no io non ho la capacità di continuare il filo del discorso, ormai lo sapete da me, io se mi interrompono, anche quando faccio il mio lavoro da avvocato, poi alla fine me lo perdo. Però se noi non facciamo, se noi non superiamo mentalmente questo modo di fare, noi ne veniamo fuori. Bisogna iniziare a dire, vogliamo cercare di essere un po' sereni e lavorare veramente con calma, con rispetto delle persone e non con gli odi tra le persone, perché prima dei programmi amministrativi, prima delle capacità tecniche, ci sono le persone. Le persone si devono rispettare. Se si hanno idee diverse, bisogna ascoltarle. Non siamo tutti uguali, per fortuna. Però bisogna ascoltarle. E io non posso dire né di essere inferiore né di essere superiore a un altro. E gradirei che gli altri non facessero la stessa cosa nei miei confronti e nei confronti degli altri. Se noi non impariamo a misurarci con questa realtà e non decidiamo, camminiamo tutti assieme, perché quelle cose sono importanti. Quando faceva riferimento alla squadra, il nostro sindaco, è importante, è molto importante. Perché il candidato sindaco può fare la traino, può essere propulsore, può controllare che gli equilibri e la serenità di gruppo ci siano, ma il gruppo è indispensabile. Io vi dico una cosa, ho apprezzato molto questa possibilità che ha offerto il nostro sindaco a tutti quanti di esprimersi, l'ha detto quello che pensava, secondo me, col cuore in mano, e quindi gli altri, se ritengono, io immagino di dire qualche cosa, posso fare. Io il mio pensiero è questo, io come nuova Ferrandina sto valutando se c'è la possibilità di creare un gruppo sereno e forte per essere di aiuto a Ferrandina. Il nostro sindaco ha detto chiaramente, che lui incontra delle difficoltà nella propria famiglia. Guardate, lui ha delle ragioni grandi, ma chi lo fa veramente con passione, e con passione soltanto, non è detto che, ad esempio, come io, se volessi avere una, se dovessi avere una squadra e dovessi propormi, non crediate che nella mia famiglia sarebbero contenti di questo. Io lo dico con altrettanta franchezza, perché se si fa con passione, con amore un certo lavoro, diventa gravoso e diventa in qualche modo escludente per gli affetti familiari. Perché qualche cosa si sacrifica se le cose si fanno come si devono e come si vogliono fare veramente, fino in fondo. Quindi sarebbe un impegno sicuramente per chiunque dovesse fare in questa maniera molto gravoso. Per quanto riguarda gli altri candidati sindaci, i sindaci non so che ci sono. Io sono orgoglioso, e chiudo, anche io, di aver condotto una squadra di persone limpide e che mi hanno... E noi eravamo, nel nostro gruppo c'erano ben 5. Il nostro gruppo già allora aveva 5 donne, precorrendo anche i tempi, che adesso ne prevedono 4. E questa è una cosa importantissima. E spero che ce ne siano molte di donne, perché le donne hanno un equilibrio, una capacità di vedere le cose diversa da quella degli uomini. Riescono a essere più distaccati. Noi ci facciamo prendere molte volte dagli stessi. Scusate, lo facciamo tutti di donne. Le donne, no! Angela, ti dico questo, che ci sia l'equilibrio, non però sicuramente, chiudo e ringrazio questa amministrazione che ci ha offerto questa possibilità, questo sindaco. Credo che sarebbe il caso, credo che sia arrivato il tempo per Ferrandina di cambiare pagina, con la continuità nel senso che ho detto prima io, amministrativo, perché bisogna pensare al futuro. Gli anonimi sono orrendi, bisogna parlare con il proprio nome, con la propria faccia, bisogna sottoscrivere le cose che si vogliono, perché quello fa la differenza tra gli uomini e quelli che non sono buoni.
Impariamo a essere uomini, dico io, e cerchiamo di lavorare per i clienti. Nel nostro piccolo come gruppo valuteremo le ragioni di, eventualmente di offrirci a questa cittadinanza. Grazie al nostro Signore. Chi chiede la parola? Io volevo dire solo a Rossi che quella è la passione che ha lui, ce l'hanno in molti, non è l'unica persona che ha questa passione di far emergere Ferrandina da questo squallore. E purtroppo effettivamente io pure ho sofferto una situazione dove non si viene capiti, non si viene coinvolti, ci si viene messo da parte, si viene messo da parte, perché però la passione che ha lì ce l'hanno i morti, tutti vogliamo che, e infatti stiamo vedendo che Ferrandina piano piano si riduce sempre di più a un paesino così anonimo, né peso né niente, cioè fuori da tutto il contesto della Basilicata, di tutto, cioè di anche nazionale. Non è una cosa di massimo. Grazie, grazie. Gino, hai alzato la mano? Sì. Una iniziativa che prevede comunque responsabile per l'istruzione delle ragioni per cui proprio perché le ragioni e le motivazioni per cui la si fa presumo che abbiano una connotazione nobile quando si parla di dare un'amministrazione ad una comunità, un momento nel quale tra l'altro è inutile adesso metterci a fare le litanie, le giaculatorie sulla crisi che stiamo vivendo, perché è tra le mani di tutti e sotto gli occhi di tutti. Questo però non esime nessuno dal fare qualche considerazione. E tanto per non stare a testa nelle tele di polemiche fine a se stesse, io mi limito a dire che al di là della crisi mondiale, al di là delle Lehman Brothers, dei subprime, al di là di tutto, io ho rilevato e non posso non constatarlo che da vent'anni a questa parte l'area cosiddetta basentana e la collina materana non è stata certamente in cima ai pensieri di chi ha avuto da vent'anni a questa parte le leve della decisione programmatoria della Basilicata. Questa è una considerazione che credo abbia farsi pensare in modo come non viene risolto, viene risolto invece aspetto con molto ritardo e con molte sollecitazioni il problema dei cassi integrati, della mobilità, dei lavoratori che stanno nella vita, eccetera. Allora, credo che questa è una considerazione che si presta a pochissime, se non proprio a nessuna obiezione. Io non voglio parlare di tutto il passato. Stamattina Edmondo Soave, che è un giornalista, ma che sa anche se ne può dare atto, è uno di quelli che ti prende e ti tira, va bene, ha fatto poi il resoconto della spesa dei fondi europei dell'ultimo sestennio, cioè 2007-2013. Benissimo. La Basilicata, grazie a Dio, le ha spesi tutti. Non entriamo nel merito di come le ha spesi,
e quali sono stati gli effetti, perché i fondi strutturali europei si chiamano strutturali perché ogni progetto che viene finanziato dovrebbe avere un effetto moltiplicatore, va bene? Se volete un esempio, per chi lavora in Malpaselli, 5 milioni di euro per fare manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tecnoparco, punto. Fino a prova del contrario, le manutenzioni straordinarie se le devono fare con i propri bilanci, le aziende private. Ma chiudiamo questo capitolo. Beh, diceva De Montesquieu che tra le altre cose sono state spese 13 milioni di euro per la strada Metaponto Matera. Beh, c'è una strada degna di tale nome, Metaponto Matera, quando, ancorché finanziato il progetto, solo il progetto della Matera Basentana, vada io per scrupolo, non parlo manco più di Matera Ferrandino, che sai, Ferrandino, Matera Basentana, parliamo di collegare Matera alla Basentana, va bene? Noi stiamo da 2 anni che l'ANAS ha finanziato il progetto e non siamo ancora in grado di capire da dove dobbiamo iniziare a progettare, se da Matera, se da Miglionico o dalla Pirelli. Nel frattempo il sindaco di Bari appronta la strada Bari-Matera e chi ha modo di andare spesso in aeroporto, la domenica sera si incrociano pullman turistici rossi che vengono da Matera per fare la visita Morti e Fuggi e la sera e il pomeriggio possono fare ad Alberobello, se ne vanno ai castelli pugliesi, a Lecce, e quindi stanno poi praticamente in Puglia. Adesso, e quindi anche Matera 2019 molto probabilmente sarà la pietra miliare che stabilirà finalmente che Matera non sarà mai capitale della Murgia e perderà la provincia di Matera. Perché nel 2016 il cittadino di Gorgoglione che per andare a Matera si deve alzare ancora alle 5 di mattina è una cosa, non credo, se è Matera, se è capitale cultura di tutta l'Europa, non riesce ad essere geograficamente la il capoluogo della propria. Detto questo, dico che quando si avvicinano le elezioni, va bene, è chiaro che il dibattito sull'alternanza è avvincente, perché l'alternanza in democrazia è il sale dello sviluppo, della crescita, dell'arricchimento. Ed è evidente che tutti devono essere chiamati a pronunciarsi, ad esprimersi, proprio perché quando si parla di alternanza o di conferme o di riconferme, bisogna farlo con la consapevolezza delle scelte che si vanno a fare. E allora Ferrandina ha bisogno di una amministrazione. Io non entro nel merito dei 5 anni passati sui quali il sindaco potrebbe darmi atto di quante cose mi hanno visto non completamente d'accordo, perché per dirla con Camillo Rossi le cose non le si deve mandare a dire, le si devono dire. Però ovviamente a tutti, anche ai grandi, va bene, capita di avere luci ed ombre. Ed è chiaro che anche le istituzioni che camminano sulle gambe degli uomini sono soggetti ad incorrere anche in scelte che molto probabilmente in quel momento non ritornano del tutto favorevoli alla comunità. E quindi quando si affronta questo dibattito bisogna tenere conto della prospettiva complessiva che noi vogliamo raggiungere. E quello che diceva Camillo Rossi, ecco, la continuità più che amministrativa, lui si riferiva alla continuità amministrativa, la continuità sociale, cioè voglio dire, non bisogna affrontare le campagne elettorali come un fatto
di guerriglia non armata, di desideri, di di vendette, cioè voglio dire, bisogna affrontare questi dibattiti con la serenità che deve contraddistinguere ogni cittadino affinché la comunità possa avere una amministrazione o degli amministratori che comunque vogliono perseguire la visione complessiva dei problemi. Pure io sono testimone di considerazioni in privato del sindaco circa le sue volontà di ritenere per condizione naturale evidentemente finito il suo impegno diretto per una serie di motivazioni che io sono arrivato in ritardo ma che forse egli stesso ha espresso, e questo secondo me fa onore a chi si mette in discussione anche in questa direzione, e di questo io prendo atto. Però detto questo, ognuno di noi ha il dovere di interrogarsi benissimo qual è, ecco, la prospettiva di alternanza a questa amministrazione, al sindaco che dovesse dire: io non sono più impegnato direttamente, ma comunque il mio contributo c'è sempre. Allora, questa è la riflessione che bisogna fare alla luce non del fatto che io sono andato a chiedere la chiave di un prefabbricato, non l'ho avuto, per cui adesso no. C'è chi invece può dire il contrario. Noi dobbiamo avere la consapevolezza in questo momento di far risalire l'orgoglio di Ferrandina. Stamattina dal barbiere c'era un ragazzo di Ferrandina sposato a Pisticci, il quale diceva della sacenteria di Pisticci. Addirittura dice pure i pomodori pachini che sono coltivati come a Pisticci a Ferrandina, no, quanto Pisticci è che un miglio di Wood Ferrandina, no? Per cui nonostante la saccenteria dei nostri conterranei pisticcesi, va bene, quello affermava che comunque Pisticci per loro è Pisticci, cosa che da un po' di tempo a Ferrandina non si sta più verificando. Il tessuto connettivo della nostra comunità si va a mano sfilacciando, della serie: se uno cade, poverino, se uno riesce a stare in piedi, ma quello chissà perché sta in piedi. Allora, noi ci dobbiamo liberare di tutti questi complessi, va bene? E la rivoluzione economico-industriale, seppur sospinta dalla necessità di uscire dai sottani e dal salario e dalla dipendenza del latifondo degli anni 50, va bene? È stata una rivoluzione di popolo al di là, cioè io dico che se al posto di D'Amelio ci fosse stato Franco Pellegrino, il popolo avrebbe comunque seguito. E allora questo popolo si vuole risvegliare, vuole ricominciare a ruggire in una foresta che ormai sta diventando un deserto. Dobbiamo smettere di pigolare, perché noi ci stiamo riducendo a questo. Ognuno di noi è convinto che la mattina si deve mettere in macchina, deve superare San Francesco e mo devo incontrare quello, mo devo incontrare quello, dopodiché basta che la sera ho chiuso il mio cabotaggio giornaliero, sono a posto. No, attenzione, che avere una bottiglia d'acqua nel deserto non serve assolutamente a niente. Allora vogliamo riprendere un cammino, prima di tutto, di popolo, riacquistare, riconquistare l'identità di popolo, e riflettendo su quello che è la prospettiva che ci vogliamo dare, arriveremo certamente a fare anche riflessione sugli uomini a cui vogliamo affidare la,
i destini della nostra comunità. Io credo che ho fatto, ormai sono passati 20 anni da quando ho consumato la modestissima esperienza amministrativa, va bene, credo di averlo fatto con tutto quanto le forze necessarie. Dico che sottoscrivo quello che il sindaco ha detto, benissimo, se c'è un gruppo che ha la forza di affrontare le problematiche che ci sono sul tappeto parliamo, discutiamo, dibattiamo, però attenzione che le alternanze, va bene, devono avere spalle larghe, va bene, piedi lunghi per poter camminare, sapendo che abbiamo dinanzi a noi un percorso che è a rischio sabbie mobili. Noi siamo in un periodo nel quale, va bene, abbiamo la necessità di risvegliare coloro che hanno poi i poteri delle decisioni. Se guardiamo a quello e a come sono passati 2 anni da quando la Regione Basilicata ha fatto la conferenza programmatica per la reindustrializzazione della Basilicata, avrebbe dovuto farlo urbi e torbi, coram populo, va bene, poi per la paura dei cassi integrali, dei mobilità, si ridusse a farli in una sala più o meno quanto questa, ma un documento è uscito, cioè nel solco della vocazione industriale della Barbasenti, che è quella della chimica, andiamo verso la chimica verde. Benissimo, scelta ottima nella migliore tradizione, bene. Ci liberiamo della petrolchimica, tra l'altro la Barbasenti gode già di un accordo di programma che è bonifica e reindustrializzazione, quindi ripuliamo da quelli che sono i danni della petrolchimica, che non è soltanto la petrolchimica di Ferrandina e di Pisticci. Negli anni 60 quella era la petrolchimica, a Marghera, a Piombino, ad Augusta, e chi più ne ha, chi più ne ha, più ne ha. Benissimo, però voglio dire, sono passati due anni, noi non abbiamo ancora visto assolutamente niente. Nel 2010 c'è stato un bando, bene, che ha messo sul tavolo circa 40 milioni di euro, avrebbe dovuto dare, diceva sempre De Mondo Soato, 1400 posti di lavoro. Io non so se forse, ne so solo una, la Socemond mi sa che è l'unica che ha chiuso forse il finanziamento di quel banco. Gli altri? Allora, per dire, non voglio entrare nel merito, io non entro nel merito. Per cui diamoci tutti quanti una mossa a riflettere sul cammino, sul percorso che vogliamo riprendere, prescindendo da quelli che possono essere le persone, perché insomma non è l'età che può fare, certo, l'avvicendamento è la cosa auspicabile in una vita democratica, ma in questo, proprio perché l'avvicendamento riguarda la crescita e l'arricchimento democratico, devono essere a prescindere, devono essere valutate, devono essere riflettute, devono essere convintamente portate avanti, va bene, nell'auspicio che il contributo che ognuno di noi va a dare sia un contributo a favore della comunità. Quando il sindaco dice sì, poi però bisogna pure avere una squadra, certo che bisogna avere una squadra che poi deve essere in grado di. È in questa direzione che va fatta la riflessione, liberando la nostra mente da qualsiasi e da ogni pregiudizio possibile. Grazie. Prego.
dell'ISIS sono di garanzia. Innanzitutto sono contento di questa iniziativa e sono molto vicino, umanamente parlando, al problema che ha detto prima del tumore. Però allo stesso tempo non mi meraviglio, perché a Ferrandina c'è un alto tasso di tumore. Ogni giorno sappiamo che si muore in due mesi, e la percentuale è veramente altissima. Questo perché? Questo è dovuto soprattutto ai problemi che abbiamo già a Ferrandina. All'inquinamento, alle bonifiche non sono mai state fatte. Lo sa signor sindaco, la percentuale di benzene, di mercurio che presenta il Basento? Quali sono state le iniziative che ha preso l'amministrazione in questi 5 anni a favore della bonifica? Adesso parlo io, mi scusi. No. Sa l'inquinamento del bosco, che c'è nel bosco, gli archivi di asfalto che legge ogni tanto. Allora, un sindaco che sa che Ferrandina vive in questa situazione che è veramente disastrosa per quanto riguarda l'inquinamento, non fa nulla. Non è sindaco, non è degno di amministrare, secondo me, una comunità. Uno. Due. Abbiamo perso già un treno che va nel 2019. Ci sono questi 5 milioni, come il Scaglioso, Salander, che si stanno dando un sacco da fare per creare iniziative, per creare il turismo, per creare un flusso turistico. Cosa ha fatto Ferrandina in questi 5 anni? Non ha fatto nulla. In che situazione si trovano le nostre bellezze, tipo Santa Chiara, il Castello Luggiano, il posto di Ferrandina? Quali sono state le opportunità? Quali sono state le cose che non sono state fatte dalla sindaca e dalla sua amministrazione? Oppure il museo multimediale? Migliaia di soldi buttati così e il museo multimediale sarà aperto? No, è stato aperto. Oppure del palazzetto dello sport? Il palazzetto dello sport saranno almeno 20-30 anni che sta lì. Soldi su soldi buttati. Adesso? È mai stato aperto? Ho mai visto un solo pallone entrare da dentro? Un bambino giocare lì dentro? No, forse no. Quindi io credo, prendo pure l'orario, le penso di queste comunque sono pure un bel po'. Le cose che potrei dire riguardando questa situazione, che da giovane di Ferrandina, da giovane ferrandinese, non mi piacciono, però voglio fermarmi qui perché penso che altre persone poi vorranno guardare a questo mio. Io credo che adesso lei sia pure fortunato, perché si è trovato al posto giusto al momento giusto. Una situazione in cui era facile amministrare, secondo me. Io sono archeologo, però un po' di storia moderna la mastico, leggermente. Poi un'altra cosa che volevo dire, perché poi non è che bisogna dare solamente la colpa a Severamente, ma la colpa bisogna darla pure all'amministrazione. E qui al Giovanni Sinisi, assessore alla cultura, quali sono state le iniziative culturali introdotte da Giovanni Sinisi, a parte il taglio delle gambe? Quali sono state? No, poi la risposta, se è possibile saperlo, quindi detto questo, io chiudo il discorso dicendo che secondo me la cosa più bella di Ferrandina è proprio quella che la sua amministrazione facesse un passo indietro, dando posto a persone che sicuramente nei prossimi 5 anni dai la soluzione migliore. Qua dentro vedo già persone che secondo me possono dare il loro contributo solamente in base sulla carta, solamente in base alle proprie competenze. La critica, siccome ha posto dei problemi seri, poi il problema è risposto. Lo sa il sindaco che il Basento è inquinato? Certo che lo so. So che per esempio per quanto riguarda la Siria, che è quella discarica che ha fatto lei, sulla quale stiamo battagliando col Ministero dell'Ambiente in continuazione ogni mese, e sto ancora, ci sono gli altri. Eravamo lì con i sacchetti di amianto che stanno così a prendere il sole, quella basilità, non è niente quello, no? Poi viene a strisciare la notizia, fa il servizio, no, quella è colpa di compagni nostri, dei comunisti e di chi per loro. No, lo sta dicendo lei, anzi ha detto lei con i volantini. No, quando venne striscia la notizia sul fatto della Madrid, così, che era colpa della vecchia amministrazione che non era stata capace di prendere i fondi, di pensare di gestire, quella lì poi ci sono anche lei, riguardando quella cosa lì. Comunque sì, spero, l'amministrazione comunale non ha poteri di intervento per la bonifica.
Detto questo, la politica è in capo al Ministero dell'Ambiente e alla Regione. Per quanto riguarda la bonifica della mare, da 3 anni sono stati acquisiti i finanziamenti necessari e la Regione Basilicata mi risulta che ha fatto la gara, è arrivata ad una gara e sarebbero iniziati i lavori di bonifica, che io quel giorno ho ringraziato il Signore che finalmente a distanza di 3 anni sarebbero iniziati i lavori, se non che la Regione Basilicata ha assegnato al primo concorrente, che è la signora Tantulli e soci, la Carpiglia, zio di Tantulli, con altri soci ha fatto ricorso, per cui già c'è il ricorso. La vita amministrativa è difficile, perché? Perché basta un cittadino qualsiasi che si presenta un ricorso e si ferma la pratica. Quindi questa è la situazione. Ma la vita è vita, io mi prendo tutte le responsabilità, non mi posso prendere quella del mancato intervento per la politica, perché non è di competenza. Per quanto riguarda i problemi, che abbiamo fatto per quanto riguarda Matera 19? Allora, il sindaco di Matera, nostro concittadino, sa, perché venne invitato da me, abbiamo fatto una riunione 2 anni e mezzo fa, qui al comune, con tutti i sindaci della provincia di Matera. In quella riunione abbiamo posto quali erano, a nostro avviso, i problemi che andavano affrontati, prima di tutto da Matera, ci doveva dare una mano, per cercare di mettere, di predisporre i comuni nelle condizioni. Tra questi ci sono, prima di tutto, i problemi della viabilità, e tra la viabilità si disse, non possiamo accettare che a distanza di tanti anni è stato dato il finanziamento per la progettazione della Matera Terradina e non ci sia la Matera Terradina. Non possiamo accettare che dopo i fallimenti che ci sono stati sulla Matera Terradina, ferrovia, nessuno ne parli, anzi tu sei sindaco di Matera, però sei terradinese, sai che questa strada ferrata non l'hanno mai capita, non la mai vogliono, non la vogliono. Tanto che io provocatoriamente in consiglio comunale a Ferrandino, ma soprattutto a livello provinciale e a livello regionale, perché ho ospitato una volta, non lo dico per parlare di consiglio regionale, ho detto provocatoriamente, se non ci sono gli interventi a favore della ferrovia Ferrandina-Matera, o volete chiamarla Matera-Ferrandina, chiamatela come volete, dobbiamo dire, dovete demolire le infrastrutture che sono state fatte, ma io ho chiesto, i pilastri eccetera, che deturpano che sono la violenza al territorio. Questo è stato per quanto riguarda naturalmente quella iniziativa. Appena si è insediata la nuova amministrazione, il sindaco di Ferrandina, ci sono gli altri, ha fatto lettera al sindaco di Ruggiero pregando di fare una convocazione, ha fatto 2 convocazioni, presente semplicissimo, per vedere cosa, come organizzarci tra di noi. Però poi alla fine, attenzione, non è che si deve attivare solo l'amministrazione, perché lei ha citato Montescaglioso e Migliore. Però andiamo a Montescaglioso e Migliore. Montescaglioso e Migliore, al di là della disponibilità dell'amministrazione, conta alcune iniziative private che qua non ci sono. Perché qua non si vuole fare l'iniziativa privata, perché costa sacrificio, lavoro, siamo diventati tutti, me compreso signor Omnis, e non mi sta bene. Cioè una società progredisce, quando io ho detto mi auguro che questi 5 anni possano segnare veramente il futuro più di quanto non abbiamo saputo in questi 5 anni, lo dico facendo appello a tutti, perché è come dire, papà ci deve pensare in famiglia, non sta così. Se papà ci pensa e lavora e si dà da fare, ma i figli, uno tira a destra, uno a sinistra, quella famiglia non va avanti. Queste sono cose semplici, obiettivi facilissimi da dire. Lei può ritenerla come vuole, però questa è la verità. Chiede la parola di fare
Sì, in due minuti non avevo una sola voglia. Non ero in quella missione, prego. Non c'è dubbio che un intervento di questo giorno, laureato, anche sotto la parte, l'amarezza che c'è, tanto giorno. Perché siamo in una fase molto, molto critica e oserei dire un passaggio cruciale per la nostra vita. Io sono qui ormai da 20 anni, con terzo elemento qui. E avendo avuto un osservatorio abbastanza particolare, come ogni cosa, la logica dell'economia, c'è cioè una nascita, una crescita e una caduta. Oggi c'è probabilmente la caduta più bassa, però sempre nella logica dell'economia non è che ci si ferma lì, deve cominciare la ripresa, ma la ripresa non si avviene per concessione del fare tempo, la dobbiamo costruire noi. E io condivido il problema da Rossi, cioè della telepatia, perché abbiamo denunciato da tempo che questo paese, se non ci può, dall'invito, dalla gelosia, dalla maldicenza, non si costruirà mai niente. Se saranno con la contrapposizione frontale, chi sei tu, chi sono io, non si costruisce mai niente. Proprio perché siamo un momento cruciale di svolta. Io auspirerei, ma è una mia pura utopia, di formare un governo di salute pubblica, al di là delle fazioni. Mettete insieme le migliori intelligenze, ci sono, anzi che le stiamo perdendo giorno dopo giorno, che vanno via. Non ha fatto bene tutte le precluse in funzione del 2019. E' per quello che ci c'è bisogno, c'è un progetto, c'è un'idea, veramente strategica. In funzione di materia 2005. Però non viene per concessione di vita, la si può costruire, ma si costruisce in forma associativa, cosa che non c'è nella cultura francese, non c'è la società civile, cooperativa. Solo attraverso queste iniziative si può costruire. E per andare a guardare i fatti strategici, perché a 30 conti dalla mano, a 30 conti dalla materia, a 10 conti dalla volontà, c'è un progetto che gli altri stanno lavorando. E qui l'idea c'è, io ho qualche amico non ho parlato, che si potrebbe tranquillamente avanzare, garantendo, non voglio esagerare, 30-40 posti lavoristi. 30-40 posti lavoristi. Quando si andremo nei dettagli, e sarò la fortuna di un'amministrazione che può recepire, o vorrà recepire questo, vedremo nei dettagli. C'è la possibilità che, guarda, non sto prendendo di organizzare un'iniziativa qui a Berlino in funzione del 2019 che potrà comportare 30 posti e abbiamo anche le strutture da un per fare. Ripeto, poi entreremo nel merito se c'è la possibilità. Come pure non dobbiamo rinunciare la possibilità che non è vero, sì. Negli ultimi anni è stata funzionata la mia vita. È un distruzione, io non esco a parlare di più, ma aspetta a noi, abbiamo una certa età, una certa esperienza, indicare, indirizzare a questi giovani come è possibile provocare una svolta, anche nell'industria avanzata, quindi alta tecnologia, dice. E qui abbiamo delle condizioni per fare. Però ci vuole una cosa molto semplice. Dobbiamo compiere un bagno di umiltà, metterci insieme, noi con la nostra esperienza, senza avere ambizione di coprire quello o l'altro, per la nostra città. Il nostro tempo è passato, perché non passerà. Il tempo è vostro. E voi, con la nostra esperienza, lo possiamo costruire insieme. Grazie. Allora, ho ascoltato un attimino tutti i discorsi che si fa, tutte le problematiche di Ferrandina, l'artigianato, Camillo è importante, l'agricoltura è importante, ma ancora una volta non riesco a capire come mai un'amministrazione sia distante dallo sport. Lo sport è il traino
di una comunità. Lo sport è fondamentale. Lo sport deve essere in primis alla base di tutto. Se non ci sono le strutture, un paese non può andare avanti. Beh, ci ha parlato del palazzetto, possiamo parlare dei campi sportivi, possiamo parlare della piscina, finalmente ristrutturata, dove si vede un via vai di bambini, dove uno trova piacere ad andarci perché è bello da vedere, è bello il pulito e quant'altro. Si parla di turismo, ma il turismo viene anche attraverso lo sport. Organizzare manifestazioni a Ferrandina, nel palazzetto, partite, tornei, significa far venire persone da fuori, significa dare la possibilità ai nostri ristoratori di far crescere l'economia. Questo, ancora una volta, a Ferrandina non si riesce a capire. Io una volta ho letto, caro sindaco, un volantino dove lei diceva che le famiglie devono vigilare sui propri figli, giustissimo. Ma le famiglie vigilano, non è che possono andare 24 ore su 24 dietro i figli. I genitori devono fare la propria parte, ma dopo, se non ci sono le strutture, se non ci sono gli educatori che vigilano, che continuano l'educazione dei genitori, questo non avverrà. E poi vediamo i cassonetti rotti, poi vediamo le cose abbandonate, poi vediamo la villa, gli alberi, i rami spezzati, vediamo tutto e di più. Questo significa che non ci sono le strutture. Quando ci saranno le strutture, Ferrandina chi comincerà a rinascere, perché le strutture porta alla civiltà quello che a Ferrandina manca. Quindi su questa cosa riflettete, e a me della politica poco mi interessa. Io mi occupo di sport perché mi piace lo sport della vita e voglio vedere lo sport rinascere a Ferrandina. Lo sport rinasce, e questa è una consiglio che do all'assessore, perché sa come la penso, solo attraverso le strutture. Se mettete appunto le strutture, allora Ferrandina comincerà ad avere un futuro, perché l'agricoltura, Camillo, è importante, ma nessuno parla mai di sport. Lo sport è in primis, è fondamentale, mettetevelo in testa. C'è la scuola, ci sono tante. Per la scuola è la prosecuzione, ma se la scuola non ha la struttura, ma dove deve portare questi ragazzi a fare educazione fisica? Noi per la cura di parlare spesso ci dimentichiamo appunto che Montemurro ha dimenticato che lui si è fatto avanti in amministrazione per mettere a posto il campo sportivo di Cascici e io ringrazio che sta facendo mettere a posto. Ma non ho detto che chi sto mettendo a posto, lo dico perché mi manca lo sport da 50 anni, bisogna ancora rivedere un campo in erba, lo vediamo ad Ariano, lo vediamo in una struttura che mi auguro che metterai a punto il prossimo qualche mese e sarà una struttura della quale si rivede. Ma se non c'è collegamento con l'amministrazione comunale non si potrà mai andare all'obiettivo finale. Le scuole non si occupano di palestre, non è una città. Le scuole di Ferrandina, da quella elementare, da sempre, da Mussolini alla scuola media, all'istituto professionale e istituto tecnico industriale, hanno le palestre. E che palestre? Io l'altro giorno sono andato ospite del rettore del migliore liceo di uno dei migliori licei di Roma, ma ha detto bella questa situazione, venga a vedere come siamo messi, ci sono 2000 studenti liceo classico di Roma, venga a vedere le aule, un vecchio convento, voglio dire aggiustato. Però la struttura della palestra, 2000, è leggermente più grande di questo. Voglio dire, non mettiamo in risalto le cose rotti, quelle poche. La palestra delle scuole medie deve essere la palestra della scuola,
giusto? Ma è deparato la scuola, scusi, mi chiedo scusa. La palestra delle scuole non viene, lo so. Che ci vanno anche quelle della scuola, ci vado io. Okay. Allora questo, alla fine, siccome non è una palestra tanto bella da vedere, perché comunque non si può fare solo caso perché ci possono essere infortuni non indifferenti, mettiamo a posto questo palazzetto. L'economia, io vengo in compagno, è il comune in cassa. Allora, l'amministrazione comunale non ha fatto niente, evidentemente non leggeva, Vincenzo Galtieri finì l'intervento dell'anno scorso. Attenzione, Vincenzo Galtieri ha finito l'intervento al palazzetto l'anno scorso, non addirittura due anni. Quante volte siamo dovuti intervenire per atti vandalici? Vincenzo, parla. Per atti vandalici. In più abbiamo fatto, in questi tre anni, abbiamo fatto due bandi di gara per sapere come dobbiamo completare. Perché? Perché siccome la Regione Basilicata, l'ultimo finanziamento che ci ha fatto era all'X% al 70%, mancava il 30%. Il 30% abbiamo letto nel bando, che tu lo sai, sì, sì, adesso, con Giovanni con me tante volte, è solo che poi ci facciamo prendere la mano. Voglio proprio precisare per gli altri. Allora, dopo aver sanato atti vandalici, sono entrato notte tempo, non una volta, ma tre o quattro volte là, a sfasciare, per cui abbiamo dovuto, quante volte abbiamo dovuto fare i bagni e si sono hanno rapito il rame, eccetera, eccetera. Mancavano 70.000 euro, la Regione Basilicata non ce li può dare. Allora abbiamo detto nei bandi, l'impresa che si prende questi lavori completa e poi sconterà nella gestione, perché noi volevamo affidare, ne parlavamo insieme, affidare anche la gestione in modo che si sconta con i lavoratori. Sono andati deserti. La raccolta differenziata, i cassonetti, cioè, la raccolta differenziata, in questi cinque anni sono stati importanti a partire. Ma negli ultimi 2-3 anni abbiamo fatto due bandi di gara. Ogni bando minima coscia, quanto si prende l'amministrazione un bando? Deve dare intanto 2 mesi per rispondere, dopo ci sono gli esami, eccetera, eccetera, basta 7-8 mesi per ogni anno. Ne abbiamo fatti due, sono andate deserte. E non capisco perché vanno deserte questi bandi. Non lo capisco. Si dice che il prezzo è basso. Certamente un'impresa non accetta per rimetterci, però fateci sapere, fate capire che lei, se non volete parlare col sindaco, perché sono basso, quando poi vai a chiamare le diverse imprese, non ce l'hanno la risposta, hai capito che abbiamo voluto prima di fare, soprattutto in Ferrandini, le imprese locali. Adesso siamo riusciti a rientrare nel bando che farà Matteo. Mese fa sono riuscito a rientrare nel bando che ottiene già il finanziamento del CONAI, per cui i mezzi meccanici saranno pagati dal CONAI, che prende i soldi a livello nazionale e dalla Regione Basilicata, e quindi la Matera è stata un mese fa, come un mese fa, 15 giorni, ma sono qui a firmare, abbiamo fatto il conto con il CONAI, firmato il contratto e c'è questa prima. Però non sarebbe stato più bello che questa gara fosse rimasta a Ferrandina? Che gli imprenditori ferrandinesi l'avessero portata avanti? Con somme che rimanevano a Ferrandina, con il volano che si metteva in movimento? Allora, dico al giovane Becci, quando non c'è la collaborazione, la buona volontà da parte dei cittadini, hai voglia di applicare, si predica un vuoto, Ma voi sapete che per fare, ma scusate come entro un po' in polemica con me stesso, cioè. Ma è mai possibile che un'amministrazione comunale che presenta due provvedimenti che vanno nella direzione di aiutare i lavoratori che non possono pagare, i cittadini che non possono pagare le tasse,
facendo il baratto uno e l'altro la rateizzazione, abbiamo dovuto praticare per 3 mesi perché per ben 2 volte c'è stata bocciata la pratica del Consiglio Comunale. Poi amici miei, con tutte le ragioni, buone o non buone, la prima volta che non si era discusso, tesi di Camillo ed era giusta, ma la seconda volta si poteva approvare. Noi siamo dovuti inventare come andare a fare il Consiglio Comunale. Dice, ma è colpa vostra che vi mancava la maggioranza una volta, sì, è colpa vostra che ci manca la maggioranza. Però voglio dire, mica la democrazia è bella perché non, o c'è la sensibilità e si partecipa, o se non c'è la sensibilità non c'è nessuno che può dire ti metto la pistola, ti leggo, tu devi venire per forza in Consiglio. Questo vale per la maggioranza e per la minoranza, ovviamente. Cominciare dalla maggioranza. Quindi questi sono i problemi che purtroppo di fronte ai quali ci siamo trovati, con i quali mi auguro che la prossima amministrazione, da qualunque, da chiunque sarà rappresentata, non si trovi anche a soffrire di queste cose. Chi chiede la parola? Prego. Sto qui, la voce la conosciamo. Allora, innanzitutto voglio dire che l'iniziativa è notevole in quanto permette ai cittadini, ma cittadini di esprimere le proprie opinioni, è il fatto da tante volte di mettersi in gioco, tra virgolette, anche alle piccole di parte dei cittadini, sulle piccole possono nascere le cose positive. Cosa farà sapere la meglio alle prossime elezioni? Non so, sindaco, quante persone abbiano posto questa domanda, che termometro a lei di questa situazione? Io credo che la maggioranza silenziosa dei ferrarinesi, la ferrarinesi, sono la maggioranza silenziosa, le fatte di gente lunga, anche troppo, le fatte di gente lunga, di gente che non riesce ad arrivare a fine mese, di gente che non riesce a mandare la vita di propri figli perché non ha soldi, di gente che non riesce a pagare il mutuo, di gente che è costretta a vendersi la casa perché ha perso il lavoro, non perché ha avuto una sentenza, anche se è ingiusto, perché si vuole da parte di un giudice. Vestito chiunque qui dentro, voglio dire, la mia prima. Io pure io che avevo una multa di 100.000 euro prendendo i benefici che mi prende il senatore, magari tutti quanti mi avrei una multa di 100.000 euro. L'indennità giustifica è la no, no, per esempio che voglio dire giustificare il fatto che vuole abbandonare. Fammi capire, perché se no andiamo a fare e non passeggia la piazza per prendere 40 persone che alla fine sono quelli che fanno ambienze, sono quelli che fanno dicono che hanno detto che sapere così, hanno detto che l'opposizione così, non sono quelli che fanno la voce di Ferrandino, oggi Ferrandino sono delle maggioranze silenziose che di gente che ha i problemi seri. E a quella vorrei parlare io. Detto questo, lei sa che io voglio dire, non ho appoggiato questa amministrazione, non l'ho mai fatto, per cui no, un po' di che mai dire mai, no? E quindi, voglio dire, avrei detto prima, lo spiegheremo successivamente, però se io sento almeno 5 cose, una cosa all'anno, no? 5 cose questa amministrazione ha fatto di carattere collettivo generale, nei confronti dei cittadini, può darsi che riuscire a convincere anche me la prossima elezione di votare questa nuova lista. Voglio concludere sul discorso che io facevo prima dicendo che se c'è tra i cittadini, come diceva questa parte, ma se c'è una cosa bella tra i cittadini, una persona che può far vincere questa nuova lista, una persona di esperienza, una persona che ben venga perché non mi dice per i problemi. Che si risponde che è disposto a farsi la parte. Perché lei aveva una volta prima la sua amministrazione dicendo che non aveva scelto del programma è stato realizzato. Benissimo, se è così, chi più della rigenerazione che già in 9 anni fa dice sì, credo che sia l'ideale suo sostituto,
arriva la seconda linea, quello che dice che non si può fare tutte le cose. Visto le cose che gli ha fatto questa amministrazione, poi stiamo aspettando il 90% del programma che è stato distribuito. Il programma che presentammo il 90%. E vedrai quelli che stanno. Adesso non aspettiamo. Posso? Prego. Io voglio innanzitutto ringraziare tutti per quello che hanno detto, è molto importante perché è stato veramente un momento di democrazia e questo paese non, ce ne sono, non se ne sono visti tanti. Poi non è andato a fare polemiche in Italia, potrei essere fazioso o meglio, potresti dire che sono fazioso visto che comunque ci conosciamo. Penso che in questo momento, come sei, mi sì, sì, penso che sia chiaro, penso che sia chiaro. Le cose per me più importanti stasera sono state ovviamente la disponibilità dell'amministrazione a mettersi in discussione e l'intervento che ha fatto Camillo Rossi, perché comunque secondo me racchiude un po' tutto quello che dovrebbe essere in un paese che si vuole definire civile, il pensare al futuro è meglio per un paese, è chiaro. Ci saranno sempre delle persone che la vedranno in modo diverso, ci saranno sempre delle persone che non condivideranno, a ragione o a torto, questo poi comunque non è che dobbiamo stare lì a sindacare su quelle che sono quelle esperienze passate, però i rancori del passato non ci devono accompagnare nel futuro, soprattutto se sono rancori personali che non portano a nulla di buono per il paese. E mi dispiace quando vedo questo, soprattutto ai ragazzi, che sicuramente animati dalla buona, da uno spirito anche positivo, cioè quello di voler fare qualcosa sul territorio, come me lui dice Trattina quotidianamente, quindi non è che siamo un po' più grandi di lui per montato. Questa cosa un po' dispiace perché alla fine sicuramente a prescindere da quello che sarà l'esito elettorale, quella che sarà la maggioranza, il sindaco, gli amministratori, sicuramente i problemi non si risolveranno soltanto con la buona volontà di chiunque, perché chiunque si candidi, io voglio pensare che si candidi con la buona volontà di voler migliorare una situazione che sicuramente è difficoltosa, però è difficoltosa un po' in tutta Italia, cioè Ferrandina purtroppo non è un mondo isolato, chiuso, dove qui tutto nasce e muore, giusto o sbagliato, finisce lì. Io ho la fortuna e la possibilità, dico, di lavorare anche un po' fuori Ferrandina, come fanno sicuramente tanti altri, che dico che è una fortuna perché ci dà la possibilità anche di vedere delle realtà differenti, realtà che non sono solo nella provincia di Matera, nella regione o Roma o al di là, da non considerare, perché i disagi ci sono un po' ovunque, le vivo come tecnico, le vivo come cittadino, quindi cerchiamo un po' di ridimensionare innanzitutto quella che è Ferrandina, perché ha tante cose belle, vanno valorizzate, ha tanti problemi e si bisogna cercare di eliminarli. Eliminarli un po' alla volta, senza andare comunque a criticarla sempre questa Ferrandina, perché alla fine la disprezziamo, poi la amiamo, alla fine non sappiamo mai come ci dobbiamo comportare, però forse un atteggiamento un po' più positivo e propositivo da parte di tutti, da quelli che comunque si vogliono rivedere in quello che spero sarà un nuovo gruppo non politico, amministrativo, perché si tratta di questo non c'è dire con il rispetto. Forse dopo sarebbe da me a Ferrandina, comunque speriamo ce ne sarà, noi per il momento non ce ne sono. Quindi io quello che auspico, come ormai ho 40 anni, dico un giovane ragazzo di Ferrandina che vive e lavora qui e pensa di poter avere un futuro in questo paese che lo reputo sempre bellissimo, con tutti i pregi e difetti, che dalla buona volontà di Camillo, dalla buona volontà dell'amministrazione uscente, con tutti quelli che lo vorranno condividere, perché questo è chiaro, sarà un progetto che vedrà comunque una proposta, chiamiamola di centrodestra, per capirci, una proposta di centrosinistra, e quindi meritevoli saranno anche quelli di centrosinistra, ecco, chiunque si candiderà, però siccome in questo momento penso che il motivo più importante per cui siamo qui è mettere in discussione, soprattutto si deve mettere in discussione, l'amministrazione che esce. Dall'altra parte hanno già deciso, spero, credo, chi sarà il candidato sindaco, quindi stanno già facendo la lista. Più un gruppo di cittadini, di persone che si vogliono davvero mettere a disposizione, andando ad affiancare quella che non può mancare, l'esperienza amministrativa, perché altrimenti secondo me non si va da nessuna parte, o comunque il paese perderebbe ancora tempo, nella migliore delle ipotesi. E la buona
volontà da sola non dà la possibilità di risolvere i problemi di qualsiasi natura. Ci vuole la conoscenza e ci vuole l'esperienza. Questo vale in tutti i campi e per tutte le persone, nessuna scusa. In più, volevo aggiungere questo, il fatto che comunque mi auguro che quanto detto da Camilli, quanto detto dall'amministrazione possa conciliare in una lista che abbia l'esperienza, però dall'altra parte persone, cittadini, giovani che abbiano la voglia e la possibilità di dedicarsi all'amministrazione, cercando, provando a risolvere quelli che sono i problemi reali, concreti. Dalle piccole cose, che in un'amministrazione non sono mai piccole, un esempio, all'azzetto che dice è giustissimo, che va completato, però poi andrà gestito, avrà dei costi, avrà delle cose, quindi non è tutto così semplice. La piscina funziona, ormai ci sono stati fatti dei lavori, ci sono stati degli investimenti privati. Una gara, ci sono stati degli investimenti privati. Quindi alla fine comunque nella nostra realtà bisogna cercare che l'amministrazione vada incontro alle esigenze dei cittadini, sia più presente, più disponibile se non lo è stata, poi non sarò io a dire. Dall'altra parte noi dobbiamo anche iniziare a pensare che il nostro paese deve essere un paese che cresce, che va avanti, non ci si può più nascondere dietro uno scontro ideologico che appartiene forse a 50 anni fa, forse allora era vero, sano e anche sano perché c'è un'ideologia. Oggi si va soltanto un po' a... È un po' contraddittorio, prima parlavo dicendo destra, centro-sinistra, adesso dico che non ci deve essere scopitore. Io non sto facendo una è sfuggito, la voglia è sfuggito. Non sto facendo il fatto che comunque ci può essere anche una lista di moderati. Sì, sto dicendo che ci saranno due liste. Adesso sicuramente c'è una lista solo di moderati. Ci saranno due liste, saranno anche due liste valide, probabilmente. Per quanto è una lista, per quanto mi riguarda, a me piacerebbe una lista di persone serene, per esempio, è desiderosa di essere operativa. No, questo è importante, no, perché io condivido quello che dice, quello si tratta di centrodestra, sono puntualizzazioni importanti, permettimi di ricordare, perché deve essere comunque, come diceva prima, secondo me io sposo il concetto che dicevo prima, diceva, un'alternanza che rappresenti una serenità e continuità. Non voleva essere un discorso politico, voleva essere solo ci saranno due liste che si non lo so. Questo è il mio. Scusate, l'unica cosa.